un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. E ora tutti in piedi per gli inni delle nazionali che si affrontano in questa gara. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Tutti concentrati e la partita ha inizio. La mette sulla sinistra. Elegante. Cross in arrivo. Cross neutralizzato da ottime marcature. Decide di allargare il gioco. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a verticalizzare. Effettua un cross dalla tre quarti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è la palla lunga, in avanti. È un'occasione. Palla alta, anche se davvero di poco. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Palla giocata alta sulla fascia. La palla entra in area. Colpisce il pallone. Può concludere. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati due occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare la mira. Ci sarà rimessa laterale.
e la difesa non si fa cogliere impreparata. E credo si tratti di rimessa dal fondo. Apertura ben calibrata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ottima progressione, palla al piede. Prova un traversone dalla tre quarti. Si libera la grande. Bello questo duello. Ha provato a superarlo, andare in porta, il difensore però non ha boccato. Occhio alla conclusione. Sulla destra. Bella apertura. Chance per tirare. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Stanno tenendo un gran ritmo e una grande aggressività. Di questo possono essere contenti, ma poi devono concretizzare di più. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. C'è il lancio lungo. Joe Campbell la gioca a sinistra. Traversone in arrivo. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Cerca la fondo, palla al piede. Da lì può segnare. Qui deve tirare. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Ottimo disimpegno, fondamentale. Attenzione, prova il tiro. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Pallone morbido verso la fascia. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Appoggia il pallone largo con eleganza. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca il tiro. Che grande parata. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. E poteva segnare anche stavolta. E l'inc... Fallo, nessun dubbio. Buona la sua progressione palla a piede. Decide di provare la giocata individuale. Tiro davvero molto angolato. Prova il cambio di gioco. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Bolaños la gioca in profondità. Può colpire. È un grande riflesso qui. La palla va sul palo. Ci prova di nuovo. E il pallone finisce in rete. Era al posto giusto, al momento giusto. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti.
La Costa Rica segna il gol che sblocca la gara. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Ottimo il fraseggio. Riceve il passaggio. C'è spazio per calciare. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottimo disimpegno, la spazza via. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La butta in mezzo. Interviene tempestivamente. Pallone alto e lungo sulla fascia. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Non può sbagliare. E passa. Ecco il tiro. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Arriva nella tre quarti avversaria. Cross. E il difensore respinge. Bella palla ad allargare il gioco. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova il traversone. Vuole la profondità. Ha spazio sulla fascia. Prova il cross in aria. Colpisce il pallone. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi, un talento puro. La mette sulla sinistra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pallone basso in aria. Ci prova al volo. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Tocco morbido. Provano a ripartire da dietro. Cerca il tiro. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. La mette sulla fascia. Cerca spazio. Prova il filtrante. E trova il compagno. Mette la palla dentro. Gol! Rete importantissima! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Cerca l'uomo là davanti.
Prova la giocata nello spazio. Cerca lo spunto. Posizione regolare. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Bella apertura. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Se ne va. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. E trova bene il compagno. C'è un'opportunità, si libera la grande. Palla allontanata senza troppi complimenti. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Lungo passaggio in avanti. Cerca il passaggio profondo. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Attenzione al tiro. Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Col fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Allontana. Azione prolungata, ma possesso palla sterile. Alla fine non riescono a concludere nulla con questa azione. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Palla in avanti verso il compagno. E passa. Allontana il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Palla in profondità sulla fascia. Se l'è bevuto. Traversone in arrivo. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Può concludere. Ha segnato! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo.
gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Crossa il pallone a centro area. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Palla giocata alta sulla fascia. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. La mette in avanti. Occasione. Cerca la rete. È stato splendido l'intervento del portiere. Lì è stato bravissimo. Questa è una grande parata. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Palla allontanata senza troppi complimenti. Palla in mezzo. Tenta la conclusione. Allontana la palla. Traversone verso il centro. Ci prova di testa. Il pallone è dentro. Ecco il pareggio. Un cross perfetto. Non poteva sbagliare. C'era scritto basta spingere. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Navas, senza problemi. Bolaños, con la palla alta sulla fascia. Riesce ad intercettare. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in rete. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Tocco preciso. Ottimo disimpegno, fondamentale. Si riparte con un fallo laterale. Passaggio in avanti. La difesa fa il suo, allontana la palla. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Prova a saltare il centrocampo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Bella palla ad allargare il gioco. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Thank you.
pallone in area. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Bolaños prova il filtrante. La palla entra in area. Al volo! Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. È davvero una bella serie di passaggi questa. La mette sulla sinistra. Che botta! È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Ed ecco il cross. Autogol! Davvero sfortunato! Da qui anche sfortuna. Può succedere, eh? Però un regalo così non andrebbe fatto. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. La mette sulla sinistra. Bolaños. Campbell. Pallone alto e lungo sulla fascia. Prova sul secondo palo. Sicuro qui l'intervento del portiere. Campbell. Vuole la profondità. Occhio al tiro. Salvati dal palo. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Può provare! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tocco morbido. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Gioca una palla lunga. Passaggio sulla destra. Apertura di gioco sul fronte opposto. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora.
Ed eccolo il gol! Ecco il gol! È impossibile fare pronostici in una partita così aperta e combattuta. È intervenuto molto bene sul cross, grande colpo di testa il suo. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E hanno completamente riaperto la gara. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Joey Campbell prova rasoterra. Non è riuscito a buttarla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Sulla destra. Intercetta il passaggio, pericolo. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Cerca la profondità, sulla fascia. Può cercare il taglio in mezzo. La mette in mezzo e va a colpire di testa. Che grande parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Prova il cross. Chance per tirare. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Compagno in buona posizione. Navas si fa trovare pronto. Palla giocata alta sulla fascia. Cerca di allargare il gioco. Il tentativo però non è dei migliori. C'è la palla lunga in avanti. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Passaggio sulla destra. Effetto il cross. Ottimo l'intervento che allontana. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Cerca spazio. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Prova a metterla subito in area. Sulla destra. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Riceve un pallone interessante. Intervento al limite. Non gli è sembrato regolare. Ottimo disimpegno, la spazza via. Palla in avanti, verso il compagno. Palla giocata alta sulla fascia. La gioca bassa. Va al tiro. E l'arbitro dice che può bastare.
Tante emozioni, ma nessun vincitore alla fine di una bella partita. Le squadre oggi sono scese in campo con la massima concentrazione e si sono date battaglia fino all'ultimo minuto. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.